Signore e signori, buon pomeriggio, stadio comunale di Corato di Via Gravina, dove fra qualche istante avrà inizio la gara di spareggio valida per i play-off del campionato di promozione Girone A tra i padroni di casa del Corato, meglio classificatisi nella regular season, e il Fortis Altamura, formazione che è riuscita domenica scorsa, battendo il Molfetta in trasferta, ad aggiudicarsi il secondo posto per questa finale play-off. Grande entusiasmo sugli spalti, possiamo sicuramente contare più di 1000 presenze sulle tribune, con una buona rappresentanza anche di tifosi murgiani per questo che è da anni definito il derby delle Murge, quello appunto tra il Corato e l'Altamura. A malapena il nostro tecnico Nunzio Procacci sta provando ad inquadrare i 22 in campo. Vedete però l'entusiasmo delle bandiere dei tifosi del Corato, che almeno per il momento, e speriamo almeno per il momento, ostacolano la vista sul campo. Al comando del signor Mallardi della sezione di Bari, un arbitro che è deputato a salire di categoria e quindi è stato inviato per questa importante sfida, i due tecnici hanno mandato in campo questi 11. Cominciamo dalla formazione ospite dell'Altamura, che gioca con Casella, Tarullo, Lorusso, Castoro, De Palma, Dispoto, Casale, Cannito, Abrescia, La Nave e Somma. Il tecnico della formazione altamurana è Maurelli, vecchia conoscenza del calcio coratino, oltre per aver militato nel Corato, ma per essere stato per diverse volte avversario della formazione nero-verde. Veniamo adesso a leggere anche la formazione della squadra di casa, con mister Mimmo Di Corato, che ha scelto di giocare con l'under Simone in panchina, quindi giocando con Leuci tra i pali, Zinetti e Schirone, Cannone, Colangione, Cannillo, Zambetta, Bollino, Scaringella, Schiavone, e con la maglia numero 11 il bomber Amedeo Dipinto. Tutto sembra pronto ora per iniziare. Fotografia di rito per il Corato. Ricordiamo che la vincitrice di questa gara dovrà attendere però per l'ufficializzazione del passaggio in eccellenza, dovrà attendere l'esito dei campionati di Serie D e di eccellenza, anche se per esperienze passate la formazione che vince i playoff, diciamo, quasi sicuramente accede, però è meglio attendere l'ufficialità che avverrà direttamente dalla federazione nei prossimi giorni. Sarà il Corato a battere il calcio di avvio. Vedete che sul pallone si sta avviando Amedeo Dipinto. Molto probabilmente ci sarà un lancio sulla sinistra, in quanto vedo schierati ben 4 uomini del Corato. E in questo momento l'arbitro controlla il suo cronometro e dà il via alla gara di spareggio play-off Corato-Altamura.
Fortis Altamura. Per la cronaca, anche la squadra di eccellenza di Altamura sarà impegnata domani per i play-out del campionato di eccellenza. Fallo laterale per gli ospiti. De Palma ha cercato di servire Somma. Michele Schirone ha messo in fallo laterale. Ricordiamo che sia al termine dei 90 minuti il risultato sia ancora in parità, si andrà ai tempi supplementari e nel caso in cui i tempi supplementari si chiudono con un ennesimo risultato di parità, allora sarà il Corato ad essere la squadra vincitrice di questo spareggio. Palla che è terminata in auto laterale davanti al tecnico nero-verde. È il Corato che prova a controllare, mette giù la palla Schiavone, rilancia ma forse in fuorigioco Scaringella, infatti l'assistente ferma tutto, era partito davanti il bomber Coratino, in quanto Michele Scaringella, pur essendo di proprietà del Gravina Calcio, è in prestito al Corato, ma è nato a Corato oltre che calcisticamente anche anagraficamente. Dipinto il cross di Schiavone, libera Dispoto, prova a rilanciare in avanti l'Altamura, ha toccato il pallone Tarullo, indietro, anzi era Zinetti. Pallone poi inviato in fallo laterale da Leuci. Leuci, Zinetti, Cannillo e Scaringella sono i quattro giocatori che sicuramente più degli altri, essendo nati a Corato, sentono il peso di questa gara. Primo corner, battuto e corto, cerca di respingere il Corato con Zambetta, palla fuori per Bollino che viene messo giù. L'arbitro ferma il gioco, i giocatori del Corato chiedono il primo cartellino giallo che però viene sostituito solo da una ramanzina nei confronti del difensore altamurano. Dipinto, cannone, cerca ancora Zambetta uno spazio ma viene fermato. A Brescia c'è il pallone in fallo laterale, anzi no, calcio di punizione per il fallo di Zambetta, scusate, di Casale. Schirone cerca di andar via con una giocata Scaringella, viene fermato, si rotola abbondantemente, speriamo sia nulla di grave per lui, vediamo che non ha bisogno del medico in campo. Colangione che chiama Schirone, molto probabilmente Schirone con il suo sinistro cercherà un pallone in aria, infatti è così. Dipinto, cross di Dipinto, Colangione, tiro, parata di Casella,
con Colangione che si è coordinato bene, ma il suo piede da difensore ha, diciamo, ciccato leggermente la sfera, favorendo così la parata non difficile di Casella. Cannito, pallone recuperato da Schiavone, Bollino, Scaringella apre per Schirone, ha solo il sinistro per crossare, lo fa, respinge la difesa con un colpo di testa di Lorusso, ancora il Corato, ma è fuori gioco di rientro di Schirone, l'arbitro non se ne avvede e quindi il Corato può ripartire con Bollino. Brescia di testa, è il Corato che sta facendo la partita, vuole subito cercare di chiuderla, mentre l'Altamura per il momento non ha portato alcun pericolo verso i pali difesi da Leuci. Gioco fermo per questo calcio di punizione. Si avvicina Schirone ma si allontana. Finalmente arriva il pallone. Per la battuta Bovino, colpo di testa, libera la difesa dell'Altamura per il secondo angolo consecutivo per il Corato. Anzi no, c'è forse una posizione di offside perché abbiamo visto il guardaline con la bandierina alzata. Casella sistema la sfera quasi al limite dell'area. Viene superato Schirone, va via Somma, poi fermato in maniera non fallosa da Schiavone. Cannito in avanti. Prova a raggiungere la palla a Brescia che commette fallo su Ivan Cannillo. E quindi gioco fermo. Colangione, dipinto, trova un ottimo varco per Scaringella cerca di entrare in aria, poi esce, torna indietro, serve Bollino, Zinetti cerca una sovrapposizione, invece poi c'è il cross però troppo basso, interviene ancora Cannillo di testa. E ancora un fallo commesso su di lui da a Brescia. Giornata che più che primaverile potremmo anche dire estiva. Come dicevo all'inizio, pubblico veramente delle grandi occasioni. Ora sicuramente saranno state superate le 1500 presenze. Seguiamo però questo calcio di punizione con Schiavone,
palla in aria, attenzione, Scaringella, manca, però vediamo che c'è ancora la bandierina alzata. Ottima giocata quella di Scaringella, però beccato in offside. Zambetta, dipinto, Zinetti prova una sua percussione, fermato, l'Altamura prova a rilanciare il contropiede, Colangione sembra in anticipo, infatti è così, e tocca il pallone in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina degli ospiti. Casale sul pallone, vanno a posizionarsi i lunghi altamurani, ma è sbagliatissimo il corner, recupera però ancora Cannito. Casale prova a saltare Zinetti, che però non cade nel tranello. Cannito con le mani, cicca a Brescia e palla in fallo laterale. Vi ricordo che siamo giunti al 12° minuto del primo tempo, 0-0, finale playoff tra Corato e Fortis Altamura. Palla che termina direttamente a Leuci. Colangione. Attenzione, dipinto, prova il tiro da oltre 20 metri, vedendo il portiere fuori dai pali, ma senza nessun risultato. Ritmi che anche grazie al caldo eccessivo non sono molto alti. Ora è stato commesso fallo su un attaccante del Corato, era Scaringella sul pallone col sinistro a rientrare Michele Schirone. A cercare la testa di Colangione o di Scaringella. Tutto è pronto. Si muove Colangione sul primo palo, parte il tiro di Schirone che colpisce la traversa al 14°. L'Altamura fa veramente molta fatica a superare la linea mediana del campo, il Corato ha quasi sempre la meglio, ora ci prova ancora il Corato con il numero 7 Zambetta, termina per terra per l'arbitro irregolare,
poi c'è la rimessa laterale per i rossi altamurani. Sbagliano anche questa rimessa. Fuori gioco di Scaringella. Tarullo per Casale, anticipato da Zinetti, su cui ha commesso fallo il numero 7 della Fortis. Questa volta viene chiamato il massaggiatore, vediamo se l'arbitro fa qualche cenno alla panchina. No, sembra che Zinetti possa rialzarsi, cosa che succede in questo momento, e quindi la sfera a Cannillo per questa rimessa, questo calcio di rinvio. Scaringella, la bella girata, ma la parata di Casella. Pronto al rinvio. Ancora l'Altamura che prova ad andare in avanti. Schirone. Palla in avanti per a Brescia, chiama all'uscita Leuci, invitato da Cannillo, infatti l'estremo di casa che recupera la palla. Colangione in avanti, questa volta la posizione di Scaringella è regolare, l'uno contro uno, entra in area Scaringella, può scaricare su Schirone, lo fa adesso, il cross di quest'ultimo dipinto, Torre al centro dove viene anticipato Cannone e poi il tiro di Schiavone che termina sul fondo. Ancora nulla di fatto, 18 minuti del primo tempo, finale playoff tra Corato e Altamura, 0-0. Sulla corsia di destra cerca un passaggio per Scaringella, ferma e poi non c'è la chiusura di Zambetta del triangolo e quindi il pallone termina sul fondo. Brescia, raddoppio su di lui che non funziona, Somma, fallo laterale per il Corato, di Corato invita i suoi a scendere, ad andare verso la porta avversaria. De Palma indietro per Casella, Dindon Dan dove la testa di Schirone rinvia il pallone,
Colangione in avanti. Prova adesso l'Altamura a andare in avanti. Gioco fermo per un fallo. Messo su Bollino. Colangione arriva sulla palla Scaringella, ma non riesce a domarla. E quindi il gioco riprenderà con questa rimessa laterale. Somma, due uomini su di lui, gli rubano il pallone, Dipinto lo controlla per Scaringella, sembra buona questa azione, Scaringella entra in area, si butta a terra per l'arbitro. Concede solo il calcio d'angolo per il Corato. Dipinto è andato a discutere con l'arbitro per la mancata concessione del fallo da rigore. Eschirone sul pallone chiama un compagno per lo scambio ravvicinato, poi invece decide per il cross. La palla che sfiora il palo alla sinistra di Casella per un errore. Di un difensore. Ricordiamo la traversa di Schirone al 14esimo. E ora questa occasione, dopo 9 minuti, risultato 0-0 tra Corato e Fortis Altamura. Ancora il gioco fermo. Sappiamo se questa sia la tattica studiata da Maurelli, quindi quella di tenere il primo tempo senza grosse azioni offensive per poi sfruttare. Attenzione perché Dipinto ci prova una sua girata, la palla sta per terminare in out laterale, così. Dicevamo, non sappiamo se Maurelli ha deciso di soffrire tra virgolette nel primo tempo e poi cercare di ribaltare nella ripresa. Certo è che è il Corato che sta facendo la partita, ha avuto diverse occasioni, anche questa con Scaringella, con una parata non difficile da parte di Casella. Scaringella, sicuramente il migliore tra i suoi, in avanti il Corato con Zambetta, che però viene meno prima di
calciare a rete. Castoro, palla per l'uomo invisibile dell'Altamura e quindi rimessa dal fondo. Scaringella, azione molto confusionaria che vede poi la sfera terminare tra le braccia di Leo. Ci riparte il Corato sulla destra, Zinetti per Dipinto, dietro Dipinto ci sono dei compagni liberi. Corato con Schirone, cross, c'è il fallo di mani, ma che l'arbitro giudica anche questo involontario. Dipinto ruba palla per un errore della difesa altamurana. Dipinto serve Scaringella, fuori gioco. È la terza occasione che ha Scaringella per battere a rete, ma in tutte le occasioni la sua posizione era irregolare. Adesso c'è un cambio, vediamo, entra il numero 17 Fiore, dovrebbe essere Zambetta. Il minuto è il 28esimo. Vediamo che Nunzio Procacci sta inquadrando la zona in cui è rimasto a terra Zambetta, che si rialza, ma il cambio non è ancora avvenuto. Vediamo che forse sta dando delle assicurazioni. Correttamente la nave restituisce il pallone, mentre il Corato è ancora in 10 in campo. Vediamo che Zambetta sta per rientrare, non l'ho ancora fatto. L'arbitro fa cenno di attendere perché il pallone è ancora in quella zona. Può rientrare Zambetta. Per fortuna nulla di grave. Fallo laterale per il Corato con Tarullo che ha toccato per ultimo la sfera. Siamo giunti al termine
attenzione il tiro da parte di Cannone, palla fuori. Colangione. Mentre sempre in diretta salutiamo il ritorno in Lega Pro del Biceglie, che con il successo ottenuto in trasferta a Nocera si è aggiudicato il passaggio nella categoria superiore, cosa che sperano di fare anche Corato e Altamura, che si stanno giocando questo playoff qui al comunale di Corato. Cannone, Zinetti in avanti, Zambetta, Cannone prova a rincorrere la sfera, su di lui viene commesso fallo. Disimpegno un po' alla Carlona da parte di Tarullo. Schilone, Schiavone, sulla corsia c'è Schilone, Schiavone invece di destro prova ad entrare in aria, il tiro e la parata, questa volta buona ed efficace di Casella al minuto 32. E c'è ancora un tentativo che termina sul fondo, mentre annotiamo il dribbling in area, dribbling in area di Schiavone con il tiro respinto da Casella. Dipinto ha commesso un fallo di mano. Cannillo, somma vicino alla bandierina, prova a saltare due avversari, pallone indietro, ancora l'Altamura in avanti, ma sono circondati da una difesa che ha già preso posto. Ci sta provando la Nave, ma il pallone viene ribattuto in fallo laterale. Cannito, somma il tiro senza nulla a pretendere, pallone fuori. Forse un fallo fuori area commesso da un giocatore altamurano e quindi palla
palla in profondità per Scaringella, che riesce a servire Zambetta. Scaringella limite, tiro, e la palla sorvola di poco il montante e l'Altamura, che quindi laterale, meno di 10 minuti più eventuale recupero. Ancora Scaringella prova a rientrare, scarica, questa volta c'è il calcio di rigore decretato dal signor Mallardi al 36esimo. Vediamo che è stato atterrato Schirone ed è lo stesso Scaringella sul dischetto nel tentativo di realizzare. Scaringella contro Casella, minuto 37, fischia l'arbitro, parte Scaringella, tiro, rete! Vantaggio del Corato al 37. Risultato più che meritato per quello che si è visto in questi primi minuti. Risultato che a questo punto vede la Fortis Altamura cercare due reti per pensare di poter passare il turno, però con l'Altamura vista in campo in questi primi 38 minuti ci sembra molto inverosimile, tranne che nell'intervallo Maurelli riesca a dare una scossa ma molto forte ad una squadra che sembra, diciamo, già pronta per il sciogliete le righe. Cannillo. Palla in fallo laterale.
ripetuto dalla nave, questa volta il pallone va sul fondo. Ricordo il risultato: Corato 1, Forti Saltamura 0, rete al 37esimo sul calcio di rigore realizzata da Michele Scaringella. Ancora Scaringella, questa volta interviene De Palma a fermare l'attaccante coratino. Somma. Interviene Castoro a mettere in fallo laterale. Vediamo che però la rimessa è dell'Altamura, quindi avrà toccato per ultimo cannone dipinto. Cerca ancora uno scatto Scaringella, ma che giustamente si ferma. De Palma, Somma a Brescia e poi in fallo laterale di Zinetti. Rimessa laterale Colangione, Schirone, forse c'era l'offside, guardalinea ha lasciato correre, rimessa laterale per il Corato, mancano 120 secondi alla fine del primo tempo, più recupero, crediamo che almeno un minuto ci sarà perché ci sono state diverse interruzioni. Schirone. Indietro per Schiavone, dipinto. Cannillo. È buono per Scaringella, ancora il pallone, Scaringella indietro per il tiro di Bollino, riprende Schirone che però ha il problema adesso di portare il pallone sul piede sinistro. In quanto il piede destro lo usa solo per camminare e salire e scendere le scale. Ma ci permettiamo di dire questo al capitano Michele Schirone, perché è un calciatore che qui a Corato ha fatto, diciamo, forse la storia nell'ultimo decennio, e ogni volta che è venuto a giocare a Corato, sia con la maglia del Corato ma anche da avversario, ha sempre trovato una tifoseria pronto ad accoglierlo come merita. C'è un giocatore del Corato a terra, mi sembra, anzi forse c'è anche uno dell'Altamura. Si rialzano i due giocatori, erano Cannillo per il Corato e a Brescia
per l'Altamura, devono lasciare entrambi per il momento il rettangolo di gioco. Punizione per il Corato, il 45esimo è passato da 30 secondi, mentre con il sole un minuto di recupero. Ci sarà un minuto di recupero. Minuto che dovrebbe scadere fra 8 secondi. Vediamo l'arbitro se lascia giocare. Dipinto fa finire l'azione. Vediamo in avanti Bollino. Bollino ha il problema di girarsi. Schiavone, tiro fuori, nulla di fatto, e a questo punto sicuramente il signor Mallardi manderà tutti non a prendere un tè caldo, ma credo che un tè freddo sia l'ideale per la temperatura che quest'oggi aleggia sul comunale di Via Gravina a Corato. La palla termina fuori, al nostro cronometro sono 46 primi e quasi 50 secondi. Sta guardando ora il cronometro l'arbitro e decide ora di mandare tutti negli spogliatoi. Termina il primo tempo al comunale di Via Gravina. Ricordo il risultato: Corato 1, Fortis Altamura 0, finale playoff. La rete che manderebbe il Corato in eccellenza in questo momento è quella realizzata al 37esimo da Michele Scaringella. Per il momento è tutto da Salvatore Vernice, ci risentiamo per la cronaca del secondo tempo. Amici sportivi, ben ritrovati su eventindiretta.it, dove sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per lo spareggio playoff tra Corato e Fortis Altamura. Primo tempo che si è chiuso con i padroni di casa del Corato in vantaggio per una rete a zero. Gli 11 in campo per ogni compagine è la stessa del primo tempo, quindi comunque l'andiamo a riepilogare. L'Altamura con Casella, Tarullo, Lorusso, Castoro, De Palma, Dispoto, Casale, Cannito, a Brescia, La Nave e Somma. Il Corato invece risponde con Leuci, Zinetti, Schirone, Cannone, Colangione, Cannillo, Zambetta, Bollino, Scaringella, Schiavone e Dipinto. Somma entra in area, pallone che viene inviato in fallo laterale. L'arbitro è il signor Mallardi di Bari. La rete al 37esimo del primo tempo su calcio di rigore realizzato da Michele Scaringella. Fa sportellate Scaringella e ottiene un calcio di punizione a favore. Sicuramente il migliore in campo Michele Scaringella è stato uomo assist, oltre che essere stato il goleador per il momento con la realizzazione del calcio di rigore. Che la squadra che
uscirà vincente da questa finale dovrà comunque attendere la fine del campionato di Serie D, oltre che quello di Eccellenza, per poter vedere se ci sono posti liberi per la disputa del campionato di Eccellenza, dove la vincitrice del girone A del campionato di promozione, l'Omnia Bitonto, si è già qualificata, così come la prima anche del girone B di promozione. C'è un cambio nel frattempo, vediamo chi esce. Allora, sta per entrare Regina con la maglia numero 16, al minuto 3 esce Regina, dovrebbe essere Cannito, ma attendiamo. Sì, è il numero 9 a Brescia, è uscito a Brescia ed è entrato al terzo del secondo tempo Regina. Spiovente cerca il controllo di Pinto, che fa viaggiare Zambetta. Dipinto oggi un po' nell'ombra, ma il suo ruolo di essere alle spalle di Scaringiale è stato fondamentale in diverse occasioni. Ricordiamo che la panchina del Corato ha giocatori di grande esperienza come Asselti, Pasculli, pronti a subentrare, ma attenzione, c'è ancora un fallo su Scaringella, questa volta il cartellino giallo è per Casale. Fermo Schirone, sistema il pallone, potrebbe anche tentare col suo sinistro a giro il tiro verso la porta. Vediamo se ci smentisce o ci prova. Ci prova, ma il pallone è lento e basso per la facile parata di Casella, che viene colpito involontariamente da un attaccante del Corato, anzi era Ivan Cannillo. Anzi, era Dipinto che si è andato prontamente a scusare. Superato di testa Zinetti, Lo Russo
ricordiamo che l'Altamura, per potersi aggiudicare questa finale playoff, a questo punto deve realizzare due reti, perché anche in caso di pareggio, anche al termine degli eventuali supplementari, sarà il Corato che andrebbe a sperare per il passaggio in eccellenza. Vediamo che l'Altamura restituisce il pallone al Corato. Onestamente a questo punto sembra una partita scapoli ammogliati, dove l'Altamura è conscia di aver fatto già un grandissimo risultato arrivando a giocarsi questa finale, che il Corato ha pienamente meritato grazie ad un girone di ritorno a dir poco eccezionale. Sta per entrare il numero 13. Siamo al minuto 8. Attenzione, il Corato sostituisce il numero 3, Schirone. Esce Schirone ed entra Asselti. Con il numero 13, Asselti. Gli applausi sono tutti per Michele Schirone, che forse non avrebbe voluto lasciare questa partita. Un altro cambio. Entra il numero 17, Fiore, ed esce il numero 10, anzi esce il numero 17, Pennacchia, ed esce la Nave. Il minuto è il 9. Vediamo anche inquadrato da Nunzio Procacci, riusciamo a intravedere dietro la panchina Maurelli, tranquillo anche lui. Riparte il Corato, che vuol mettere al sicuro comunque la gara. Scaringella e fuori gioco di Zambetta. Inutile la realizzazione era Bollino che ha spinto la palla in rete, ma è tutto da rifare. Dispoto. Bollino. Casale. Due su di lui. Dipinto. Scaringella mette il corpo e recupera il pallone. Asselti, che ha ereditato la corsia destra, Leuci, lancio lungo. Castoro.
giro palla verso Dispoto. Regina, riparte l'Altamura. Interviene Zinetti, mette in fallo laterale. Dodicesimo minuto. Corato 1, Fortis Altamura 0, palla che è terminata sul fondo. La rimessa di testa di Spoto, poi prova a ripartire il Corato con Zambetta, Asselti, Cannillo indietro per Leuci, in fallo laterale. Siamo giunti al quindicesimo della ripresa, Corato 1, Altamura, Fortis Altamura 0, un risultato che darebbe al Corato la possibilità, ma ricordiamo non la sicurezza oggi al 100%, di poter giocare l'anno prossimo nel campionato superiore nel caso in cui si liberi un posto dal campionato di eccellenza. Comunque adesso il Corato che manovra, Zambetta viene trovato ma troppo lungo il pallone che termina sul fondo. Ancora ci prova Asselti. Fallo laterale battuto. Lascia scorrere sul fondo e recupera poi il pallone. Anche lui con molta calma, Casella, per il rinvio da fondo campo. Dispoto indietro per Casella, mentre continua incessante, forse lo sentirete anche dal sottofondo, il tifo degli ultras del Corato. Oggi oltre 1500 le presenze qui al comunale di Via Gravina. Dipinto prova a lanciare in profondità Bollino. Mentre c'è l'ultimo cambio per il
Forti Saltamura, sta per entrare Costantiello, vediamo se esce il numero 7. Il minuto è il 17esimo, non mi sembra il numero 8 o 4, vediamo un po' se Castoro. Sì, al 17esimo entra al posto di Castoro Costantiello. Nostro taccuino il dopo 15, anzi 18 minuti della ripresa è completamente tabula rasa, non ci sono state occasioni né da una parte né dall'altra. Messa laterale per il Corato. Palla Tarullo lo russo. De Palma, dipinto un appoggio, le proprie retrovie, giro palla con Cannillo che gioca da centrale a Celti, corto il passaggio, ne approfitta Casale, Casale il tiro fuori. Mentre piccolo rimbrotto di Leuci nei confronti di Asselti, mentre c'è un cambio, entra con il numero 16 Grieco, vediamo chi lascia il campo per il Corato, siamo al 20esimo, esce Scaringella. Sostituzione al 20esimo, è uscito Michele Scaringella ed è entrato Grieco. La difesa dell'Altamura che manovra la sfera in difesa, dispoto in avanti, lo russo lascia a Regina, raddoppiato. Prova, ma sembra senza molta convinzione l'Altamura, indietro cannone per Colangione,
vede sulla destra un compagno libero, lo serve, si trattava di Somma, però è il Corato che prova a spingersi in avanti con Bollino, scivola, perde palla. Azione molto confusa sulla linea mediana, prova a mettere ordine la difesa altamurana, Dispoto, Cannone, Cannito, Dispoto, De Palma. Il Corato attende sulla tre quarti, poi come in questo caso con Schiavone recupera palla, rimessa laterale per i neroverdi, oggi in tenuta bianco-verde. Dipinto. Colpo di tacco per l'inserimento era Zinetti, rimessa laterale per il Corato. Tutta la rimessa laterale, Zinetti vicino alla bandierina d'angolo prova ad ottenere il massimo, c'è un fallo laterale, cosa che ottiene. 20 minuti alla fine di questo playoff che stancamente sta andando alla fine, c'è il calcio d'angolo, un secondo gol che metterebbe per il Corato, diciamo, la situazione con un ampio margine, soprattutto per evitare i tempi supplementari che sarebbero un peso non solo per i 25 in campo, arbitro e guardaline compresi, ma anche sugli spalti, per poter subito festeggiare la vittoria di questa gara che, ripetiamo, non dà la certezza matematica del passaggio del campionato, la vincita per passare nel campionato di eccellenza, dove bisognerà aspettare gli esiti dei campionati di eccellenza, ma soprattutto del campionato di Serie D, campionato nazionale dilettanti, che oggi comunque ha già visto per la Puglia una grande affermazione, quella della vittoria del Bisceglie in quel di Nocera, un risultato che ha permesso con una giornata di anticipo al Bisceglie di conquistare il campionato di Lega Pro. Torniamo in diretta e a Celti che recupera la sfera. Dipinto. Grieco era in fuorigioco, quindi ha lasciato passare il pallone. Dispoto. Cannone, dipinto, dialogo fra i due. Corato che non ha nessuna voglia
di affondare. Abbiamo visto che Di Corato ha richiamato Asselti a mantenere una posizione più arretrata. Colangione, cannone, non riesce a vedere Zinetti sulla corsia di sinistra. Dipinto recupera il pallone per un istante, poi Cannito. Siamo giunti al 73esimo del secondo della partita, siamo quindi al 28esimo, due minuti per la mezz'ora della ripresa, palla per lo russo, subito si chiude la difesa del Corato che manda il pallone in fallo laterale. Sale, ferma il pallone, prova Zambetta, ma la palla è uscita fuori. Di Palma, Tarullo, Di Palma. Dispoto si fa vedere, riceve in questo istante. Somma, cerca l'1-2 con Casale, lo riceve adesso il pallone, su di lui va Asselti. È bravo Asselti a prendere palla, ma soprattutto a prendere un fallo che rallenta ulteriormente qualora ce ne fosse bisogno il ritmo di una gara che ormai sembra essere consolidata sul vantaggio di 1-0 per il Corato. Greco, Colangione, Zambetta, Asselti cicca il pallone, chiede calma Di Corato, si lotta, alla fine esce Dipinto. Dispoto allontana, anticipa Cannillo. Schiavone. C'è il tiro che è stato Dispoto, prova a fare pressing il Corato, riprende la palla con Grieco, Cannillo, Asselti, Zambetta prova a rincorrerlo ma esce Dispoto e recupera per l'altamura, ma è solo un momento perché Colangione dà indietro a Leuci. Zambetta, Grieco non riesce a tenere palla,
sensazioni molto confuse sulla tre quarti, poi indietro per Leuci che cerca Zambetta, che neanche con un'acrobazia degna del miglior Ibrahimovic riesce a tenere la sfera in campo. Somma, Asselti, rimessa laterale e per gli ospiti. Buona la giocata da parte di Lorusso, però poi la sfera torna indietro. Asselti tocca per ultimo il pallone, rimessa laterale per l'Altamura. Ripeto, secondo tempo veramente privo di emozioni rispetto ad un primo tempo che sino al gol del vantaggio del Corato ha visto il dominio dei padroni di casa con vari tentativi. Minuti al termine, 1-0 per il Corato, la rete è realizzata al 37esimo su calcio di rigore da Scaringella, Asselti per Dipinto, Dispoto allontana, Schiavone, Colangione, ma nell'area, nella metà campo del Corato non c'è neanche una maglia rossa, tutti indietro i giocatori ospiti a difendere, se così possiamo dire, l'1-0 che li vede sotto rispetto ad un Corato padrone del campo nel primo tempo e padrone di tutto nella ripresa. Cannillo, si fa vedere Asselti, riceve, palla in avanti per Zambetta, buono il lancio, cerca lo scambio con Grieco, Grieco prova ad andare solo, ancora Grieco di tacco per Zambetta, un tiro cross che mette in difficoltà Casella, costretto a mandare il pallone in angolo. Vediamo che tutti i giocatori del Corato si allontanano, c'è Grieco che va con molta cautela, forse non vuol rischiare di prendere freddo, con molta cautela verso la bandierina. Scambio corto con Dipinto, ancora Grieco, Colangione cerca il pallone in aria, si incarta un po' Grieco, Dipinto per Schiavone e addirittura la palla va a Zinetti. Dipinto, ottima giocata di Zinetti,
prova ad andare via in velocità sulla corsia di sinistra, ma ad un certo punto il campo inevitabilmente termina e quindi termina anche la corsa di Zinetti. Otto minuti circa al termine di questa gara, mentre Di Corato ha fatto alzare per il riscaldamento Mattia Pasculli, anche lui artefice in più riprese qui a Corato, sia da giocatore di casa che da giocatore avversario. Dispoto. Pallone indietro per Fortis. Con molta calma gli ospiti giocherellano con il pallone nella propria metà campo, poi il lancio verso Pennacchia viene fermato da Zinetti in fallo laterale. Tiro verso l'esterno dove interviene con una buona scelta di tempo in scivolata a Selti. E Casale lascia poi il compito di battere questa rimessa laterale a Lorusso, indietro per Dispoto. De Palma, Pennacchia, Colangione per Leuci. I tifosi provano a ravvivare una gara che ormai sembra andare, diciamo, lentamente a spegnersi con questo risultato che, ricordiamo, dalla vittoria dello spareggio playoff al Corato, ma non ancora la certezza di partecipare l'anno prossimo al campionato di eccellenza, dove ci saranno altre situazioni che decideranno il passaggio o meno. C'è una sostituzione nel Corato, sta per entrare Mattia Pasculli, lo vediamo già a bordo campo. Di Corato vuole regalare a uno dei suoi beniamini, diciamo, anche questi ultimi secondi di partita. Vediamo chi lascerà il campo al 42esimo. Fa battere questo fallo laterale di testa a Selti. Somma, Casale, insomma, rimessa laterale che però non si batte perché c'è il cambio al minuto 42. Forse Dipinto dovrebbe essere. Esce Amedeo Dipinto. Il Corato sostituisce il numero 11, Amedeo Dipinto. Ed entra Mattia Pasculli.
cambio effettuato. Dipinto ha fatto ampiamente il suo, non solo in questa gara, forse proprio oggi ha fatto poco, anche perché gli avversari non erano tali da richiedere il massimo impegno, ma ha fatto un girone di ritorno veramente maestoso con la sua buona dose di reti e soprattutto la sua grande esperienza, che in questo campionato lo hanno sicuramente reso tra i migliori non solo del Corato ma di tutti. Prova a ripartire Casale per l'Altamura, sovrapposizione di Somma, Casale si ferma, è chiuso da tre uomini, arriva anche Pasculli, l'ultimo a toccare è stato proprio l'Altamurano, e quindi quando sta per iniziare l'ultimo giro di cronometro per i 45 minuti, poi bisognerà attendere solo l'extra time che il signor Mallardi decreterà. Secondo la norma dovrebbero essere 3 minuti, visto che ci sono state 6 sostituzioni e null'altro. Il gioco è fermo, bisogna attendere il pallone per la rimessa laterale. Pasculli non riesce a far proseguire il pallone, recupera ancora il Corato, Asselti in avanti, non c'è nessuno, recupera Cannone, Schiavone, Zinetti. Attenzione perché c'è Grieco, 45esimo già passato, Grieco si accentra e poi tiro debole. Non abbiamo visto, ecco che si alza, 4 minuti ci sembra di vedere. L'arbitro Mallardi vuole male questi tifosi, ma anche i 22 in campo, che ora ormai stanno soltanto aspettando il fischio finale. Recupera palla all'Altamura, Pennacchia, Regina, Zinetti prova ad andar via ma viene fermato in fallo laterale. Zinetti indietro il pallone per Cannillo, anzi è Colangione, Leuci, l'Altamura non pressa più di tanto, per dovere più di cronaca che peraltro Somma prova, ma il pallone adesso è tra le braccia di Casella. Disputa Zinetti, Pasculli è circondato, prova a girarsi, Zinetti subisce un paio di falli ma rimane in piedi. Mentre non
Nunzio Procacci non esita ad inquadrare la parte più interessante della partita in questo frangente, e cioè la tifoseria del Corato che aspetta solo il fischio finale per poter, diciamo, esultare. 1 minuto e 20 secondi alla fine. A Celti, fermato da Lo Russo, Casella. Anche qui Casella cerca l'uomo invisibile. Mentre chiediamo a Procacci di inquadrare la zona della panchina di Maurelli, chiediamo il presidente Maldera a colloquio con i giocatori dell'Altamura. Non si capisce quale motivo ci sia per questo piccolo fermento. Al nostro cronometro la partita sta per terminare, ancora 10 secondi, ci prova Grieco da solo, palla sul fondo, e l'arbitro in questo momento dice che è tutto finito, il Corato vince lo spareggio playoff e adesso dovrà attendere l'ufficializzazione per il passaggio nel campionato di eccellenza, sperando chiaramente che ci sia lo spazio per poter vedere il Corato nel prossimo campionato superiore. Onore alla Fortis Altamura, che fino alla semifinale di Molfetta domenica scorsa ha giocato un ottimo campionato. Il Corato invece ha dimostrato di valere non solo il secondo posto ma forse qualcosa in più. Peccato che davanti c'era un Omnia Bitonto che a dicembre aveva un vantaggio tale da non permettere la rimonta. Corato batte Fortis Altamura 1-0. La rete nel primo tempo, al 37esimo, di Michele Scanigella su calcio di rigore. Salvatore Vernice e Nunzio Procacci dallo stadio comunale di Corato restituiscono la linea allo studio e augurano a voi tutti una buona domenica. Ringraziamo i nostri